Ciao a tutti amici, sono Franky e oggi ricordiamo insieme Mortal Kombat. Mortal Kombat esce nel 1992 e io ho avuto il privilegio di giocarlo nel 1992. Risposta esatta. Nel baretto dietro casa io ho avuto il privilegio di giocare sia a Street Fighter 2 che a Mortal Kombat. Mortal Kombat, ragazzi, devo essere sincero, era dannatamente incredibile. Era la next gen, era avanti di due generazioni. Cioè la versione sala giochi di Mortal Kombat era come giocare con un film vero. Come avevano ottenuto quello stile? Avevano digitalizzato degli attori veri. Cioè, è inconcepibile, è incredibile. Cioè, nel 1992 questi hanno iniziato a utilizzare le tecniche che in realtà tutti gli altri hanno iniziato a usare 10 anni dopo. Cioè, questi qua hanno inventato qualcosa che era impensabile. Hanno preso degli attori veri, li hanno truccati, li hanno vestiti e poi li hanno fotografati in ogni posa. Cioè, quindi sembrava legnoso per questa ragione, perché in realtà tutti gli sprite, tutte le mosse erano mosse vere fatte da artisti veri. Cioè, ragazzi, è qualcosa di incredibile. Era incredibile. Gli scenari di Mortal Kombat avevano dei dettagli che sembravano realistici, sembravano veri. Tutto questo in 2D, tutto questo nel 1992. Cioè, ragazzi, chi ha giocato Mortal Kombat ai tempi non può che essere rimasto colpito in maniera assurda. Oltretutto, era un gioco ultra violento. Qualsiasi colpo tu davi o ricevevi, c'erano schizzi di sangue ovunque. Chiaramente ai tempi non stavano a imporre tutte le censure di oggi. È altresì vero però che in America Mortal Kombat la Midway ha rischiato veramente di chiudere per colpa delle varie cause intentate da tutti quei genitori preoccupati, bigotti, politici che cavalcavano l'onda del bigottismo. Hanno veramente rischiato tanto. Per questa ragione poi nelle versioni casalinghe venne rimosso il sangue dietro una CEAT, nel senso che se tu facevi il codice giusto potevi svilupparlo, se facevi il codice giusto potevi sbloccarlo, meno male ragazzi, perché Mortal Kombat senza sangue e senza fatality non aveva molto senso. Mentre Street Fighter 2 aveva stereotipato i vari combattenti del mondo a modo suo, dal punto di vista giapponese, Mortal Kombat aveva stereotipato i combattenti, soprattutto giapponesi, dal punto di vista degli americani, per cui erano tutti ninja, perché negli anni 90, ragazzi, i ninja impazzivano. Tutto era ninja, ragazzi, le tartarughe erano ninja, i film d'azione americani erano ninja, i videogiochi erano ninja, era tutto ninja, era... Essere ninja voleva dire essere un figo. Tutti volevano le stelline ninja da lanciare. Magari ce le avevate anche voi, io qualcuna ce l'avevo. Meno male che non ho fatto danni, ragazzi. Le mosse speciali di Mortal Kombat scimmiottavano molto quelle di Street Fighter 2. Quelle, diciamo, più eclatanti che mi vengono alla mente sono la presa in volo di Raiden, chiaramente la palla di ghiaccio di Sub-Zero, che però comunque ti congelava, la palla di Kano e altre mosse che adesso non sto qui a elencarvele tutte. Però in realtà inseriva un sacco di cose mai viste in un picchiaduro. La prima cosa, la più bella, era Goro. Era il penultimo boss finale, non era selezionabile. Era alto il doppio degli altri personaggi, era grosso il doppio degli altri personaggi e aveva 4 braccia. Goro, ragazzi, cioè ragazzi, chiunque abbia giocato Mortal Kombat in sala giochi a quei tempi si ricorderà che Goro fondamentalmente era lo sceriffo di Nottingham, nel senso che i vostri gettoni, le vostre monetine, le collezionava tutte lui.
perché sconfiggerlo era molto 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 difficile, perché praticamente Goro aveva una difesa illimitata, non poteva essere stunnato, non poteva essere bloccato, non funzionava l'arpione di Sub-Zero. Lo dovevi picchiare, lo dovevi picchiare tanto, dovevi riuscire a saltare indietro schivando i suoi colpi. Però ragazzi, Goro con 3 colpi ti uccideva. Cioè Goro era... E tu invece ne dovevi usare molti di più. Goro era veramente un boss. Quindi è la prima volta che in un picchiaduro veniva inserito un personaggio con dei parametri di difesa ed energia molto più alti di quelli degli altri giocatori. Se riuscivi a battere Goro, esultavi fino a un certo punto, perché il tuo entusiasmo veniva subito smorzato da Shang Tsung. Shang Tsung era uno stregone cinese, mangia anime, che possedeva le mosse di tutti i personaggi. Shang Tsung si poteva trasformare in qualsiasi personaggio. Era il T-1000 di Mortal Kombat. E in quegli anni, ragazzi, lo sappiamo bene che il T-1000 era l'incubo di ogni bambino. Gli scenari di Mortal Kombat erano molto evocativi, perché partivano un po' da quello stereotipo, diciamo, cinese che avevano gli americani, per poi andare proprio quasi nel fantasy, perché Mortal Kombat era ambientato tra due mondi, il mondo della Terra e il mondo l'Otherworld, il mondo dove poi si svolgeva il vero e proprio torneo, pieno di ponti sospesi nel nulla, dove se tu tiravi un uppercut giusto facevi precipitare l'avversario per decine e decine di metri e finiva impalato, infilzato su un letto di spunzoni. Era qualcosa veramente di evocativo. E infatti dopo poco tempo venne anche fatto un film con un cast anche veramente valido, perché nei panni di Raiden c'era Highlander, Christopher Lambert. Cioè ragazzi, Highlander, fulmini, reminiscenza, Raiden, non credo che fosse una scelta fatta a caso. Shang Tsung era un grande attore giapponese di cui adesso mi sfugge il nome, ma che sicuramente adesso ve lo trovo e ve lo metto a monitor. Ecco, se vogliamo, Mortal Kombat si ispirava anche un po' a Grosso Guaio a Chinatown. Insomma, Mortal Kombat era il picchiaduro dei B-movie. La versione su console era molto depotenziata a livello grafico. Fecero comunque un ottimo lavoro, però c'erano dei compromessi da rispettare per poterlo portare su una console 16 bit. Per quanto fosse evocativa la sua colonna sonora, forse era il punto debole di Mortal Kombat, nel senso che non poteva reggere un paragone coi picchiaduro giapponesi come Street Fighter 2 o Fatal Fury. La cosa più bella di Mortal Kombat però era la seguente: tramite una cheat, anche nella versione sala giochi, potevi affrontare l'Akuma di Mortal Kombat, ovvero Reptile. Reptile era un ninja verde, quindi blu più giallo, blu di Sub-Zero, giallo di Scorpion, che in Mortal Kombat 1 possedeva il moveset sia di Scorpion che di Sub-Zero, quindi la classica palla di ghiaccio e il classico arpione. Un'altra cosa veramente unica di Mortal Kombat erano le fatality. C'era una combinazione molto ostica da riuscire a fare in sala giochi, che se riuscivi a farla però godevi. Partiva una piccola cutscene dove il tuo personaggio faceva delle mosse assurde, faceva esplodere il nemico, lo carbonizzava, gli strappava la faccia, cose veramente veramente violente e anche difficili da eseguire, ma che ragazzi, se in sala giochi, magari davanti a un pubblico che ti stava osservando, tu riuscivi a far partire una fatality, c'era la standing ovation, ti facevano l'ola, ti prendevano in braccio e ti facevano fare il giro di tutta la sala giochi, ti offrivano da bere. Cioè ragazzi, le fatality in Mortal Kombat erano il modo migliore per un ragazzino ai tempi di rimorchiare. Nel 1992 uscì Mortal Kombat 2. Mortal Kombat 2 era un more of the same. Praticamente hanno migliorato tutto quello che c'era da migliorare. Hanno inserito un sacco di nuovi scenari, hanno inserito nuovi ninja, chiaramente i ninja poi da quel punto in poi diventeranno lo stereotipo di Mortal Kombat. Cioè Mortal Kombat è il gioco dei ninja. Ninja viola, ninja ombra, ninja grigi, fumosi, ninja donna,
ninja di tutti i tipi. Avevano inserito un nuovo boss finale, Shao Kahn. Shao Kahn era una sorta di signore dell'Otherworld che andava a conquistare i mondi. Cioè Shao Kahn girava per mondi e li conquistava. Shao Kahn era massiccio, aveva un martellone tipo Thor, aveva un elmo da shogun, da generale giapponese. Era Conan, era un mix tra Conan e uno shogun giapponese. Era veramente uno dei personaggi più assurdi mai visti fino a quel tempo. Era cattivissimo, era malvagissimo, era potentissimo. Probabilmente avrebbe giocato a ping pong usando la testa di Goro. Ora però si fa sul serio. La vera rivoluzione, ragazzi, avvenne con Mortal Kombat 3 nel 1994. Probabilmente, ragazzi, Mortal Kombat 3 è il picchiaduro migliore della generazione 16-bit. Non ho problemi a dirlo. C'ho la felpa di Street Fighter, ragazzi, ma non mi interessa. Io questo lo devo dire. Mortal Kombat 3 era incredibile. La prima cosa, ragazzi, è che venne tutto velocizzato. Era un gioco molto più veloce. Mentre Mortal Kombat era quasi a rallentatore, Mortal Kombat 3 finalmente era veloce, era dinamico, era fluido, era qualcosa di incredibile. Gli urli, il sangue, la grafica, la ridigitalizzazione dei personaggi rifatta da zero. C'era Sub-Zero senza maschera, Sub-Zero era ufficialmente dei buoni. Cioè, ragazzi, Sub-Zero era il nuovo Ryu, Sub-Zero era buono, Sub-Zero era figo, Sub-Zero senza maschera. Sub-Zero era il nuovo protagonista. C'erano un sacco di personaggi, tanti, ed erano tutti originali e tutti si ispiravano a qualcuno o qualcosa. C'era Cabal, c'era Baraka, le modalità di Mortal Kombat 3 erano infinite. Cioè, io mi ricordo che su console veramente potevi giocarci all'infinito con tutti i personaggi, tutte le fatality. Avevano inserito altre fatality, avevano inserito la Friendship, che era una fatality presa in giro, dove facevano finta di dargli il colpo di grazia e poi in realtà lo prendevano in giro. Avevano inserito le Babality, avevano inserito un sacco di cose, tante cose, ribilanciato tutto, velocizzato. Era un gioco veramente che valeva la pena giocare all'infinito, a giocare all'infinito con un amichetto, giocare in sala giochi ogni volta che potevi. Mortal Kombat era incredibile. Comunque, ragazzi, siamo arrivati al termine del video. Se vi ho emozionato un filo e vi ho ricordato qualcosa a livello nostalgico, scrivetelo qui nei commenti. Ricordate, campanella per restare sintonizzati su Frankie Slayer e restare aggiornati su ogni singolo video. Alla prossima, amici. Abbaio! Frankie Slayer.